Pronti? Yeah, we should play the music. Okay. Oh, when I play the music, we have to put the phone. Okay. Can you start the music? Stiamo aggiustando un po' tutto il materiale per cominciare. Ok. Can I go? You. Okay. You can start. Yeah, hello everybody, you're listening to the best radio and it's time to get this place off the ground. We are group number one and we are going to present you a short, just written rap song and after it Bulgarian traditional dance. Thank you very much, stay tuned and of course have fun, enjoy! Quindi ragazzi faranno una piccola musica rap e hanno ringraziato per essere stati qui con noi. Hello everybody, you're with the best radio. It's really good to listen to it, even while you're doing a cardio. Different types of music, dances and stuff. It makes us wanna go to surf, whatever, or however. We think that we're all remind the best forever. And all together, let's chew, eat some chicken, baked or grilled. Yeah, continue in doing rap, maybe for life or maybe not. We think we're not so bad because it's not important what you're doing. The most important thing is to have fun and protect yourself from the sun. It looks like we are finishing with making rhymes. Stay tuned and relax with us all the time. Not only twice or thrice. It's so nice because the next thing is our program. It's to dance using our legs, forgetting about our mouths and hands. So enjoy and please don't get into a trance. Just smile, listen to this radio alone or with your friends and clap as loud as you can with your hands. Yeah. Thank you very much. Eccezionali veramente ragazzi, si sono esibiti in questa musica rap. Adesso invece si faranno una musica tradizionale bulgara. Yeah, the next thing that the traditional dance of Bulgaria. Okay. Simone nel frattempo mi dava dei consigli. Ciao. Ciao, ci vediamo dopo, eh? Gli sto arrivando. Ok. Quindi facciamo entrare il secondo gruppo. Faremo una lezione in turco. È una sorta di gara. Quindi presumibilmente sta per entrare dei ragazzi facenti parte del gruppo della Turchia. Stanno per entrare.
po' di trambusto, ma è normale, normalissimo. Dai, dimmi dove ti metto Flaviana. Ecco Flaviana. Qua davanti. Non ho più spazio. Cella, ok, hi. Hi. Morning, hi. Good morning. Are you ready? Are yes. You ready? Yes. Okay, yes, you can sure. Start. We can start? Yes. Quindi riprendiamo la lezione di turco e una sorta di gara. Ok. Ok. We can start the music for you. Stanno cercando da... Sorry. La musica? Ah, ok. Is the camera? Yes. Ok. Hello, it is Hale. Good morning. Welcome to our Web Radio program. After a rainy day, today the sun is shining. And today's subject is learning a language throughout the competition. We will ask a question about that country, and who is the winner will take Turkish lessons on the program. Now the question, first question is coming for Flaviana. Flaviana, what is the most famous sweet of Palermo? Canola. Canola! You are right, and this sweet is for you from Poland. It's a gift for you. Quindi la prima domanda è stata qual è il dolce più buono di Palermo, già sposto, l'avete capito tutto. Ok, the second question. And let's come to the second question. What is the biggest city of Turkey? For this we are waiting for your answers with SMS, or you can call us with our phone number is 003953301. Yes, we are waiting for your calling. Oh, calling. Yes. Hello. Hello. My name is Claudia. I'm from Poland, and I will want to. Can you show Claudia? Competition. Okay. And I think I know the answer. This is Ankara. No, I'm sorry, Dad. It is not Ankara. Thank you, Claudia, for your participation. Istanbul. Thank you so much. Bye bye. Bye. Quindi la risposta è stata Ankara, ma era sbagliata. And there is another call from another company. Hello. Hello. I'm Alfred. Oh, Alfred, welcome to our from program. Romania. I'm Alfred from Romania. The answer is... Stay back. I'm so good. Izmir, isn't so? Stay win. Izmir, no. I'm sorry, Alfred. You are not the winner. Mi hanno sbagliato pure. And we are waiting for the other calls or with the other estimates for the right answers. Oh, there's another call. Hello. Hello. I'm Vesela from Bulgaria, and I think the answer Edirne. Ah, oh, it is the city in the west of Turkey, but it is not true. No. You are not the winner again. And somebody is calling too. Hello. Hello. My name is Carolina. Hi, Carolina. Welcome. Hello. I think that the answer is Istanbul. No, yes, okay. You won 5 minutes Turkish lesson from this radio program. It's possible. First of all, can you introduce yourself to us? Carolina, what is your name, etc.? Are you from
study geography, and I'm so really happy that I can be with you here. Thank you. We are very glad to hear about you. Carolina, if you are ready, we can start our Turkish lesson. Yes, please. Let's meet with our Turkish teacher, is Seher. Bravo! Thank you so much. If you are ready, our teacher, you can start your Turkish lesson. Of course. Hi, Carolina. Hi. How are you? Good, and you? Thank you. Lezioni di turco. Let's start our lesson. Okay. Hi. Hi. Selam. Selam. It means hi. Hi. Selam. Selam. Good morning. Good morning. Günaydın. Günaydın. Günaydın, Carolina. Günaydın, Seher. Nasılsın? Nasılsın? It means how are you? Oh, I'm good. Thanks. İyiyim. İyiyim. Means good. Nasılsın? Teşekkürler. Thank you. Bravo. Where are you from? Means nerelisin? Nerelisin? Where are you from? Nerelisin? Polonyalıyım. Polonyalıyım. Good. Do you want to say anything else? Yes, please. May I? Of course. You can. I have some message from for people who come from Turkey. Wow, yeah. Good surprise. What did you say? Merhaba. Nasılsın? Gülüşmelero daki son in Moscow. Günümüz. Very good. İyi ki tanıştık. İyi ki tanıştık. We are glad to sana söyleyeceklerim. Sana söyleyeceklerim var. Okay. Mehmet. For Mehmet. Yes. Eşini seviyor musun? Yes. If he says yes. Mutluluklar. Yes. Oh. Ve Allah ayırmasın. Yeah. Gayet. Motorun düzeldi mi? Motoru düzeldi mi? Seher. Şişman olmanı istiyorsun. Evet, şişman olmanı istiyorum. Seni seviyorum. Evet. Dünyadaki en güzel kadısın. Oh. Emre. Umarım hayatında başarılı olursun. Oh. Bana Türkçe öğretti için teşekkürler. Süper. Adamın dibisin. Oh, adamın dibisin. Again, the last sentence, please. Adamın dibisin. Yiğit. Yiğit, you're wonderful. Bir çay içmeye Türkiye'ye geleceğim. İnşallah. Kimseye Türkçe öğretmeyin. Türkçe sadece benim için. Please teach us Turkish just for me. Finish atacağım. Biz de seni çok özleyeceğiz Carolina. We will miss to you. Thank you Carolina for everything. We have a small gift, small present for you. Seher can bring it. We all the Turkish group vote for you. I'm winner? Yes, you are winner, but not because of that winner. We thought for the last 2 days that we should give you a present for your kind behaviors. We love you very much. She's the last jubilant. Yes. Oh, thank you. Please open it and look at. Maybe you can remember that. Yeah. Yeah. Today morning. Güle güle kullan. Güle güle kullan. Oh, nice. Great. Very, very good. Very good.
Okay. Thank you. Okay. Thanks. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Quindi mentre si prepara il terzo gruppo, io vi vado a rileggere gli obiettivi del progetto. Consistono in aumentare la consapevolezza del ruolo delle imprese sociali per una società responsabile sia dal punto di vista economico ed umanitario, evidenziare le connessioni tra attività economica e utilità sociale, mostrare che è possibile fare impresa contribuendo contemporaneamente al bene della società, abbattere stereotipi e pregiudizi sociali legati al ruolo delle persone con minori opportunità, in particolare diversamente abili, accrescere l'autostima dei giovani e la consapevolezza del contributo che tutti, grazie allo strumento dell'impresa sociale e all'impegno sociale e civile attivo, possono fornire per la costruzione di una società più attenta ai bisogni umani ambientali, stimolare una nuova cultura imprenditoriale che, abbandonando la logica del progetto economico ad ogni costo, consideri di primaria importanza anche elementi legati alla responsabilità sociale, contribuire allo sviluppo degli obiettivi e priorità del programma Gioventù in Azione. Il progetto rappresenta un'occasione unica per i partecipanti per la loro crescita personale, lo sviluppo di competenze sociali, la comprensione, lo sviluppo e la consapevolezza di temi di importanza europea. I giovani saranno impegnati in attività che prevedono l'utilizzo di metodologie partecipative in cui i momenti perfettamente legati all'apprendimento saranno intervallati da momenti ricreativi e sempre orientati allo scambio reciproco all'apprendimento interculturale. Icebreaking, giochi di conoscenza e group building activities, brainstorming sulla tematica progettuale, testimonianze di imprenditori sociali e case studies, business games, simulazioni e role games, workshop, gruppi di discussione, partnership building activities, partecipazione al Ciclo Pride Day 2014 organizzato dal Comune di Palermo, visita ad alcuni uffici in cui sono impiegate persone con disabilità, visita della città di Palermo, serate multiculturali. Le attività si svolgeranno, in parte si sono svolte presso la sede dell'associazione Uniamoci Oro, su un bene confiscato alla mafia, sito a Palermo in via Giafa, e in parte all'aperto in ville e piazze cittadine. Le organizzazioni partner coinvolte nel progetto sono le seguenti: associazione Uniamoci Oro per l'Italia, Sasha Birolud, consigliere Pentru Cetateni Più Resti della Romania, Young Leaders of Basilileschi High School della Bulgaria, Youth of Europe della Polonia, Profilo Technical High School della Turchia. Benissimo, noi ritorniamo ai nostri, al nostro gruppo, ai nostri partecipanti, che faranno una canzone con gli strumenti musicali. Hello. Ciao. Hello. We're going to start telling you what we loved about this project, what we will never forget. We'll never forget the good time we had together, the Italian dishes, the Mondello beach, and finally... Palermo, my God! We're going to tell you a simple joke. Two squirrels were on a branch. The first one asked the other, are you crazy? No, I'm not. No, okay. It was funny. Yeah. Okay. Funny, you know. Now we're going to sing the song. And okay, you can start. I dread a wish in the well. Don't ask me, I never tell. I look at you as it fell, and know you're in my way. I trade my soul for a wish, beneath and down for a kiss. I was looking for. Yeah.
Ok, il terzo gruppo quindi. Bravo. Adesso continuate, io continuo e finisco. Okay. Allora, quindi il terzo gruppo adesso esce. Ci hanno appunto deliziato col Call Me Maybe, si tratta così da tutti i ragazzi. E presentiamo adesso il quarto gruppo. Sì, sì, infatti, tutte le parole conosce. C'è il nostro amico Biagio che scherza. Quindi il quarto gruppo che probabilmente canteranno anche loro e anche faranno un bel ballo, quindi aspettiamo i ragazzi che stanno per entrare. Eccoci qua, ecco Davide. Buongiorno, nostro amico di vecchio tempo. Ciao, vediamo chi entra. Ciao, entra Vincenzo, entra Simona, entra i ragazzi della Ori. Ciao! Ciao! Siete pronti? Io vedi? Io? Sì, ma non ci proviamo. Cosa farete di bello? Allora, noi abbiamo la fortuna di avere nel gruppo un favoloso rapper che ieri abbiamo ascoltato per la prima volta e oggi abbiamo deciso di sfruttare, visto che il caso ce l'ha segnato nel gruppo. Benissimo. Quindi faremo una versione un poco rappata da lui di Bella Ciao. Bella Ciao. I ragazzi sono tutti stranieri, abbiamo egiziani, polacchi, rumeni. Canzone tradizionale italiana. Sì, che hanno deciso di cimentarsi, che hanno deciso di cimentarsi in questa nostra canzone italiana. Però derivava tanto nel microfono con, cioè la cuffia col microfono, se era possibile. Ok, sì. Quale prendo? Il microfono c'è, si sente, quindi puoi prendere qualsiasi cosa. Ok, aperta, ragazzi, siamo rimasti incastrati. Benissimo, prendendo la cuffia, ragazzi, sono pronti. Ok, the rap. Un attimo. The rap boy. Yeah, maybe. Okay. My hand. Okay. Okay. Are you ready? Who is the first? You. We start. Okay. Pedro. Three. Allora, guys, ready? Okay. Three. Let's go. Two. One. Start. Alla mattina, appena alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao. Ciao, bella ciao!